domanda non era cattiva, è cattivissima, però. Il sindacato ci ha provato, non sempre ci è riuscito, abbiamo anche commesso qualche errore, abbiamo però sempre provato, poi parlo per la CGIL ovviamente, sin dal 2001 con la riforma del titolo quinto, a dire che stavamo correndo dei rischi enormi, perché col titolo quinto, che riguardava soprattutto la gestione di alcune materie, adesso tutti sanno cosa ha significato per i cittadini italiani il titolo quinto rispetto al tema salute, perché è la cosa che si percepisce immediatamente, nel senso che nonostante tu avessi una normativa nazionale, uno Stato che dovrebbe rispondere in maniera uguale per tutti i cittadini della salute, col titolo quinto è il passaggio alle regioni della organizzazione del servizio sanitario, sappiamo che ormai abbiamo 20 sistemi sanitari nel nostro paese che non garantiscono assolutamente gli stessi diritti ai cittadini. Poi siamo riusciti a migliorare questa condizione, ci abbiamo provato, non sempre, devo dire che alcune cose le abbiamo fatte, perché brevemente cito soltanto l'ultima vicenda che dovrebbe preoccupare tutti, non soltanto l'organizzazione sindacale ma i cittadini tutti insieme, che è la vicenda dell'autonomia differenziata, perché lì si sta mettendo davvero in discussione l'assetto istituzionale del nostro paese, perché cambiano i poteri, cambiano i ruoli, si divide l'Italia non in due, in vari pezzi, perché non è nemmeno soltanto nord e sud, perché il racconto che si fa è l'Italia dei ricchi e l'Italia dei poveri, quindi la divisione tra nord e sud è peggio, perché c'è la divisione dentro le stesse regioni, perché tutto è legato a ciò che avevi, io te lo mantengo, ciò che non avevi non ce l'avrai più. Lo dico velocemente perché penso adesso non alla sanità, ma penso ad esempio a tutto il tema dell'istruzione, la scuola, l'università, le politiche dell'infanzia, che è la cosa che dovrebbero preoccupare di più, perché stiamo mettendo in discussione davvero l'idea di formazione, crescita e cultura dei giovani in questo paese, dei giovani e poi anche degli adulti, perché poi c'è anche la formazione degli adulti. Allora, io credo che questo deve diventare un dibattito generale e spero che il Parlamento svolga davvero un ruolo, perché siccome in teoria viviamo in un paese democratico, quello è un tema che deve essere affrontato dal Parlamento e deve essere anche, se necessario, avviato una profonda discussione con tutti gli organi istituzionali. Pensa alle regioni, pensa ai comuni, che hanno il compito e l'obbligo di svolgere un ruolo, perché sarebbero i rappresentanti dei diritti dei cittadini. Che non la voglio fare lunghissima, da qui torno quando parlo dei diritti dei cittadini per tornare al tema beni comuni, che mi pare che io sono d'accordo con te, penso che insieme collettivamente dovremmo definire beni comuni, perché i beni comuni, parlo per me, sono tutte quelle funzioni, quelle azioni che permettono a un cittadino di vivere nel proprio paese in una condizione di serenità, di sicurezza, parlo di sicurezza sociale, economica, non di sicurezza securitaria, quindi lo dico perché qui ormai con la parola sicurezza corriamo un sacco di rischi, e quindi parlo appunto di infrastrutture materiali e immateriali che devono essere garantite ai cittadini. Questi sono i beni comuni. Poi l'altro tema è chi deve gestire i beni comuni. Anche lì una delle prime messe in discussione in questo paese di chi gestiva i beni comuni ha riguardato due temi che sono stati sanità e politica dell'infanzia, perché si ricorda, nel senso che noi siamo passati da un sistema nel 78 mutualistico a un sistema nazionale di gestione del servizio sanitario e di diritti del servizio sanitario, la sanità non ce l'ha fatta e si sono cominciate a privatizzare pezzi. Si sono privatizzati pezzi con gestione pubblica e gestione privata, con un vincolo che doveva esserci, che era chi era comunque quello che doveva garantire in assoluto il diritto. Quindi tutto tornava comunque in capo al pubblico. Quindi chi è che, anche se la gestione avveniva attraverso un altro soggetto, il garante di quel diritto e dell'acquisizione di quel diritto e della garanzia di quel diritto era in capo allo Stato. Perché questo significa gestire beni pubblici e beni comuni. Noi oggi siamo molto lontani da questa situazione, nel senso che
siamo in un caos istituzionale in cui non si capisce più chi controlla, chi è il controllore, si sono confuse le questioni di gestione politica, di indirizzo politico con le gestioni di organizzazione dei vari servizi. Allora, io la dico così, non penso che si possa tornare indietro da una serie di meccanismi di privatizzazione che ci sono stati. Pensare che si possa riportare in capo al pubblico tutto quello che una volta era pubblico, io la penso, penso che sia molto complicato. Anche qua faccio un esempio banale, pensare che in ospedale ti metti dentro gli ospedali la gestione diretta delle mense, delle lavanderie, complicato. Questo non vuol dire che non debba essere fatto, però appunto per essere fatto abbiamo bisogno di due condizioni: uno, gli investimenti pubblici per poter rifinanziare ciò che mano a mano è stato definanziato dal pubblico, e una cosa che riguarda molto il sindacato, che è l'unico contratto di lavoro per quei lavoratori, perché l'altro problema è che nella privatizzazione di beni che sono pubblici il lavoro è stato uno dei pezzi che ha pagato il prezzo più alto, perché in un ospedale, torno sempre a quell'esempio perché è più facile, ci lavorano lavoratori pubblici, lavoratori dentro la stessa struttura di cooperative, lavoratori in subappalto, eccetera, svolgono lo stesso lavoro, hanno contratti e diritti completamente diversi e anche salari diversi. Un medico dipendente ha un salario, il medico della cooperativa ne ha un altro. Quindi noi abbiamo bisogno di rimettere insieme anche i temi del lavoro e i temi dei diritti. Però, e finisco davvero, noi abbiamo tutto l'interesse perché questo accada, perché si ritorni a una gestione pubblica dei beni che dovrebbero garantire sicurezza sociale ai cittadini. Dobbiamo anche decidere come lo facciamo insieme. Io penso che alcune cose, pensare che tornano allo Stato sia complicato. Facevamo prima l'esempio dei beni confiscati. Oggi una parte dei beni confiscati, vicino a casa mia ce ne sono una serie, sono gestiti da associazioni e sono ben gestiti, tenuti, ben organizzati, eccetera. Il Comune di Roma avrebbe fatto la stessa cosa. Io penso che noi dovremmo anche interrogarci su come, su cosa chiediamo anche alle istituzioni di mettere in campo e di come mettere in campo e di come insieme pubblico e privato collaborano. Finisco, perché questo è successo una disattenzione generale, ricordo a tutti che esiste una legge in questo Paese che è stata approvata l'anno scorso sul terzo settore che ha devastato completamente il sistema anche partecipativo delle associazioni. E quella c'è, quindi dobbiamo fare i conti anche con quello. Io penso che anche su questo, se la sinistra, intesa sinistra sociale, sinistra politica, sinistra sindacale, prova a costruire un'ipotesi anche di chiesta di modifica al governo, era l'altro governo, però insomma stiamo in continuità, poi a questo governo dovremmo chiedere, soprattutto a una parte di questo governo dovremmo chiedere da una parte di rispettare gli impegni, penso all'istruzione sulla questione dell'autonomia differenziata, però penso anche al ruolo che ci avevano raccontato, avrebbero svolto i cittadini nella gestione dei beni pubblici e del rapporto politico ai cittadini. Mi fermo qua però. Grazie.